Ciao amici, oggi andremo a preparare il risotto zafferano con calamaro ripieno. Gli ingredienti che andremo a utilizzare saranno il calamaro, il vino bianco, l'olio extravergine di oliva, il riso carnaroli, l'uovo, il sale, il pepe al limone, il pangrattato, il prezzemolo, la cipolla, la carota, il sedano, le olive nere e lo zafferano. Tagliamo cipolla, carota e sedano a mirepoix, che è un taglio grossolano usato per i brodi. Riscaldiamo una pentola capiente con dell'olio e rosoliamo queste verdure fino a quando diventeranno brune. A questo punto aggiungiamo 1 litro d'acqua e portiamo a ebollizione per almeno un'ora. Più il brodo cuocerà, più sarà saporito. Tritiamo il prezzemolo, peliamo il calamaro privandolo delle pinne e della pelle, sia attorno al mantello che attorno alle pinne. Sarà facile da togliere tirando con un po' di forza. Tagliamo a cubetti le pinne che saranno utilizzate per il ripieno. Io vi consiglio di comprare un calamaro di grosse dimensioni che non perda troppo volume quando cuoce. Tagliamo anche i tentacoli a cubetti dopo averli privati dell'osso. Questo calamaro è stato precedentemente privato della spina dorsale che si trova dove vi sto mostrando. Controllate schiacciando con un coltello che non ci siano più parti gelatinose al suo interno. Private quindi le olive nere del nocciolo e tagliatele a metà. Quindi prendete l'aglio precedentemente pelato e tagliatelo a lamelle. Questo vi servirà per insaporire il ripieno. Riscaldate dell'olio d'oliva in una padella antiaderente e una volta caldo aggiungete l'aglio a lamelle. Lasciate quindi profumare l'olio e aggiungete i tentacoli e le pinne del calamaro. Cuocete per pochi secondi, la cottura quindi sarà molto rapida. Pepate, salate e aggiungete le olive tagliate a metà e lasciate ancora cuocere per pochi secondi. Aggiungete a questo punto il pangrattato, un filo d'olio, il prezzemolo e lasciate tostare amalgamando costantemente. Salate quindi nuovamente e mescolate finché non avrà preso un colore dorato. Mettete da parte il ripieno. Sbattete un uovo che compatterà il ripieno durante la cottura. Utilizzeremo di questo uovo solamente metà del quantitativo. Quindi ora aggiungete mezzo uovo al pangrattato e mescolate finché l'uovo non verrà assorbito. Riempite quindi a questo punto il calamaro con un cucchiaino. Io vi consiglio di schiacciare costantemente il ripieno all'interno in modo da non lasciare spazi vuoti. La parte più difficile da riempire sarà la punta, che è un pochino più stretta, quindi mi raccomando, pressate bene fin dall'inizio. Mettete poi il calamaro ripieno in una teglia con carta da forno e condite le superfici con sale e pepe. Cuoceremo il calamaro in forno a 180 gradi per 12 minuti, 5 minuti dopo aver iniziato a cuocere il riso. Tritate quindi la cipolla. Iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella. Scaldiamo una padella antiaderente con un filo d'olio d'oliva e rosoliamo la cipolla tritata fino a farla appassire. Nel frattempo che la cipolla sta appassendo, mettiamo un mestolo di brodo all'interno dello zafferano e lasciamolo in infusione per estrarne il suo profumo, gusto e colore.
Controlliamo la cipolla e se sarà appassita aggiungiamo il riso. Tostiamo per circa 2 minuti girando costantemente e controllando che non prenda colore. Questo procedimento fa sì che l'amido del chicco venga rilasciato gradualmente, donando così cremosità al risotto. Questa è la fase più importante. Sfumiamo con mezzo bicchiere di vino bianco, portiamo a ebollizione e facciamo ridurre in modo tale che l'acidità evapori e ne rimanga solo il profumo. Quando vedete la padella ben asciutta in questo modo, aggiungete 3 mestoli di brodo precedentemente filtrato. Ripetete quindi questa operazione per circa 12 minuti, ogni qualvolta la padella sarà asciutta. Assaggiate il chicco e quando il cuore sarà leggermente croccante, mancherà solo un minuto di cottura, aggiungete sale, zafferano, mescolate leggermente e pepate. Lasciate ridurre e quando il risotto sarà ancora leggermente liquido, spegnete il fuoco e mantecate con olio di oliva a filo, saltando la padella per incorporare aria, dando così cremosità al risotto. Una volta che il risotto sarà stato mantecato, fatelo riposare per un minuto, togliete il calamaro dal forno e tagliatelo con un coltello ben affilato a lamelle di circa 1 centimetro. All'interno il ripieno sarà ben compatto e asciutto. Impiattate il risotto battendolo sotto il piatto per appiattirlo, adagiando sopra le fette di calamaro precedentemente tagliate. Ed ecco qua il risotto zafferano con calamaro ripieno. Buon appetito!